Presidente, prima il Nibbio, poi l'inaugurazione di questa superficie a Terni, qual è l'importanza per l'ospedale Ternano di questa struttura? Allora, innanzitutto è sempre il Nibbio, aveva bisogno di una piazzola di atterraggio, l'abbiamo realizzata in tempi molto veloci, è fondamentale per un ospedale che è di secondo livello come Terni, perché l'emergenza urgenza l'assicura oltre Perugia Terni e naturalmente anche gli altri ospedali della rete, quelli che gestiscono l'emergenza urgenza. Io credo che questo sia un traguardo fondamentale, importantissimo, che peraltro darà l'avvio poi alla utilizzabilità di Nibbio H24, perché tutti i percorsi hanno una strada da seguire e siamo a un punto tale per cui potremo garantire anche il volo notturno. E quindi sono veramente molto soddisfatta. Questa è una grande giornata, non solo per Terni, ma per tutta l'Umbria. La mia esigenza, quella che ho voluto portare avanti con grande determinazione, che è assicurare a tutti i cittadini umbri la possibilità di essere salvati nel caso delle emergenze. E Nibbio lo sta dimostrando, abbiamo presentato i dati che sono straordinari e quindi salvare anche una sola persona è ricompensa di tutto il lavoro, dello sforzo economico che abbiamo fatto e del percorso che stiamo costruendo.